al campionato italiano per società di pesca in apnea. Grazie in primo luogo, grazie per aver partecipato e per aver dato il 100% delle vostre risorse agonistiche. Grazie, un applauso a tutti gli agonisti. Sono stati i protagonisti di questo campionato italiano. Ebbene, questa manifestazione volge alla conclusione, quindi io mi precipiterò a elencare la classifica. Partiamo con la tredicesima società classificata, Cacciatori Sub Messina, una penalità meno 1000 punti. Al dodicesimo posto la... consegna il premio il presidente Antonio Talarico della Revolution Team. Grazie ai cacciatori di Messina per aver partecipato. Undicesima classificata è Isola Ambiente Apnea con 910 punti. Prego. Ci consoliamo con questo. Ille Castella con 925 punti. LNI Le Castella, nona classificata, Chico Sub con 2.485 punti. Classificata Circolo Mimmo Arena con 5.080 punti. Presidente Salmeri, Claudio Marconcini e Grillo. Complimenti. La Chico Sub del presidente Aiello con 5.495 punti. Bravi. Apnea Magazine con 5.675 punti. Bravi. Classifica una delle due equipaggi della società di casa, la Revolution Team, con Guzzo, Schiariti e Melidoni, con il punteggio di 6.660 punti. Classifica la società Isola Ambiente del presidente Lopete con 10.230 punti. Bravi! Bravi, da voi catturata e premia l'avvocato Andrea Scimone.
avvicinatevi per la foto di Rito, vai. Bravi, sul podio. Al terzo posto si classifica l'associazione di Rapallo, i rapallesi, con 10.375 punti, medaglia di bronzo. Premia il dottor Walter Malacrino. Di sport e salute. Complimenti per l'associazione di Rapallo. Complimenti. Medaglia d'argento. Medaglia d'argento e secondi classificati. Circolo Mimmo Arena, Fasone, Maria e Fontanetta. Con 11.440 punti premia il presidente Antonio Talarico. Bravissimi. Signori e signori, sul podio più alto, campioni d'Italia, primi classificati, Revolution Team, la società di casa, con Carrà, Di Vico, Davella, con 15.000, 235 punti, medaglia d'oro, premio il presidente della FIPSAS regionale d'Emilio. Problema tecnico. Comincia a correre la casa. Perché trevo di bravissimi. Thank you.
attimo per uno dei premi più importanti che accompagna questa manifestazione ormai da tantissimi anni, ed è il premio che viene concesso dalla famiglia Grassi ai vincitori del campionato italiano. Bellissimo. Premia la famiglia Grassi gli atleti che sono qua e che rappresentano quello che per il nostro papà è sempre stata la sua di vita, che è la pesca subacquea. La pesca subacquea era la sua di vita. Ringrazio appunto la federazione che ci ha concesso di poter abbinare questo meraviglioso trofeo a un'importante, a una gara a livello nazionale. Ringrazio il commissario tecnico Marco Bardi che si è prestato a proporre questo trofeo alla federazione, gli amici che ci hanno sostenuto appunto affinché questa cosa fosse possibile, Isola Ambiente Apnea che l'anno scorso ha vinto il trofeo e l'ha custodito tutto l'anno e l'ha portato quest'anno, e in ultimo, solo in ordine cronologico, ringrazio Revolution Team e Antonio Talarico per l'organizzazione e l'ospitalità. Grazie a tutti. Qualche altro istante, signora Grassi, il presidente e l'associazione tutta consegnano per la partecipazione della vostra famiglia e a ricordo di questo campionato un simbolo del vostro passaggio in questa splendida terra di Calabria. Grazie. Grazie. La colonna portante della Pixas, la longa manus, la mano armata delle attività subacquee. Andrea, è un nostro caro ricordo per il tuo impegno e per la tua, in campo l'amministrazione comunale di Tropea, nella persona del sindaco avvocato Giovanni Macri, per aver patrocinato questa manifestazione, per averci supportato sotto ogni punto di vista, e devo dire che grazie a lui oggi siamo qui, oggi abbiamo completato una eccezionale e ineccepibile campionato italiano per società. Grazie al signor sindaco, poi ovviamente sarò io a dare un simbolo della FIPSAS, della nostra partecipazione, sì, della nostra associazione, chiedo scusa, per l'impegno profuso da parte dell'amministrazione comunale. Grazie alla FIPSAS. Ringraziamo anche l'amministratore delegato, il dottor Aristide Di Salvo, amministrazione delegato del porto di Tropea, che devo dire ci ha accolto a braccia aperte. Una persona che ha dato massima disponibilità sia agli agonisti sia per ospitare la manifestazione, la conferenza stampa che vi è stata giovedì giorno 29, affrontando e approntando una serie di attività volte proprio alla
buona, eccellente riuscita della conferenza stampa e soprattutto della manifestazione, dando accesso, diciamo, a tutti gli agonisti all'interno del porto di Tropea. Anche per lui la Pipsas dà un omaggio della presenza di questa federazione e lo ringraziamo appena possibile, insomma, gli consegneremo il nostro pensiero brevi mano.